non presento me, presento Miriam. Siamo alla reception dell'Hotel Castello, l'ultima trasformazione che Miriam LaPlante ha effettuato per realizzare la sua ultima mostra a Roma. Già sta dormendo perché l'ambiente è assolutamente cordiale e rilassante. Miriam, insieme con The Gallery Apart, che sarei io, e con la Fondazione Cerere, che sarebbe lui, che ci sta riprendendo, hai potuto realizzare questa video installazione che ti appartiene molto, perché un'altra volta ritrasformi uno spazio. Ce la puoi spiegare un po' meglio? No. Ah sì, ho voluto fare una video installazione un po' pazza, ed invece di presentare il solito video su una parete o su uno schermo, di costruirci tutto un hotel intorno, e questo video sarebbe praticamente un sogno rimasto imprigionato nel muro della stanza 19 dell'albergo. Esatto, perché forse mi sono dimenticato di dire che questa trasformazione praticamente ha fatto in modo di creare due stanze e un ingresso della pensione Castello, dell'Hotel Castello che vi dicevo prima. In una delle due stanze c'è una proiezione di un video che Miriam ha realizzato, e nell'altra c'è un altro spazio, sempre di un'altra stanza, la fatidica stanza numero 17, dove Miriam il giorno dell'inaugurazione ha fatto anche una performance. Allora, il video, tu ci parlavi di questo video perché è un video che ti riporta alla mente una cosa che tu facevi da bambina in una stanza? No, più che altro l'impostazione del video. Perché poi non solo io, ma tante persone l'hanno fatto, di grattare via la carta da parati così per noia o sognando a occhi aperti, e ho voluto ricreare questa cosa. Per ricrearla ho dovuto fare tutta questa ambientazione col lettino, e proprio sopra il lettino dove uno dorme la carta da parata è sparita e lì... E quindi hai dato forma un po' a tutte le cose che tu immaginavi da bambina succedessero, cancellando questa carta da parata vicino all'erba. E il video, sì, di ho che cosa aperto parla? Un mondo lì in quel buco. E questo video di che cosa parla? Un video a lieto fine, la principessa, il principe Ranocchio che trova il principe azzurro dopo tanti tentativi. E il video è fatto un po' anche grazie a Felice Farina, che mi ha aiutato molto con l'animazione, fantascientifico, cartone animato, tutto un po' tutto riporta un po' alla tua poetica sempre, no? Quella di essere grottesca, un po' paurosa ma anche ironica, e non ci lasci mai del tutto addolorati o del tutto divertiti. In questo caso specifico hai voluto sottolineare qualcosa di particolare? Nel senso di un'ambientazione come questa ti riporta alla memoria una cosa che tu vivevi da bambina, ma che ai tempi di oggi si ritrasforma e si trasporta in qualcosa di un po' più tangibile e contemporaneo? No, più che altro quello che vivevo da bambina è solo quella parte piccola della carta da parati, da cui è partita tutta l'installazione, ma l'installazione in generale è più per ricreare tutte queste cose nelle vecchie case, soprattutto nei vecchi alberghi. Io sono stata in diversi vecchi alberghi che non sono stati ritoccati da anni, quelli che costano niente, e che senti delle presenze dentro. Io volevo ricreare queste presenze, presenze che sono rimaste sospese dentro i muri, dentro il lampadario. Ed è proprio questo che tu hai voluto interpretare anche con la performance. È lo spirito presenza del lampadario, qualcuno che è rimasto imprigionato nel lampadario. E questa cosa ritorna sempre un po' nei tuoi lavori, questo fatto dei fantasmi, questo fatto delle presenze che vediamo nella nostra memoria e nella nostra mente, che per te però sono sempre più importanti, forse più del reale. Come mai? Sarà che non ho i piedi per terra, non lo so.
come tutti gli artisti, non hai i piedi per terra. Anche durante la performance rimanevi sospesa. Però ho visto che tu ogni tanto lanciavi delle cose a terra, te le toglievi dal corpo e le lanciavi a terra, e sono rimaste adesso nella installazione. Sono degli ectoplasmi liberati. Sono degli ectoplasmi liberati che erano presenti nel luogo e che adesso invece non sono altro che la memoria del fantasma del lampadario che non c'è più. Perché il colore giallo così determinante in questa video installazione? Perché è triste per me. C'è tanta gente perché il giallo è gioioso, per me è triste. Il giallo non c'entra niente con la gelosia in questo caso? No, solo triste. Sono assolutamente triste, anche un po' squallido. Un po' squallido. È la tristezza squallida. È vero, la tristezza è squallida, però a volte diventa anche malinconia. Non c'entra nulla con il tuo lavoro la malinconia. Mi sembra di pensare che tu abbia quasi un po' nostalgia di certi luoghi, di certe atmosfere che sono così poco contemporanee, ma che sono poi così molto popolari e molto vere, perché ci appartengono tutti. Entrando qui parlano molto più di un cubo bianco. Certo. Sono più vivi. Sono più vivi. E tu ricostruisci una memoria che ti piacerebbe fosse più reale, che non soltanto immaginata. No, io non vivrei mai in una casa come questa. Neanche ti piacerebbe? No. Casa mia, vabbè, c'è un sacco di cianfrusaglie in giro, però no, questo per me è una scultura, no? Per... E come mai ci troviamo così bene in queste atmosfere che tu ricrei? Perché ho cercato di dargli qualcosa di vissuto. Farlo respirare un po'. Sì, io ho notato come se ci fosse sempre stato. Perché per me l'arte, anche i lavori d'arte migliori, sono cose che sono sempre esistite, e un artista che l'ha visto e ha saputo coglierlo, non è che nessuno si inventa niente. No, questo lo capisco molto bene, perché il giorno dell'inaugurazione molte persone, anche persone che non sono, che non hanno molta confidenza con l'arte contemporanea, si sono trovate perfettamente a loro agio in questa installazione e sono passate dal domestico, dal familiare di alcune atmosfere al divertito mentre guardavano il tuo video, all'impaurito e all'ossequioso mentre ti guardavano durante la performance. Questo è un po' a testimonianza della molteplicità, forse, degli stati d'animo che abbiamo noi, di cui ci dobbiamo riappropriare, e che con questa installazione tu sei riuscita a tirarci fuori. Allora, grazie di tutto, Miriam, e complimenti.